se vuoi, non mi sembra nulla, come sai io me ne andrò. Eccoti le scarpe, solo i piedi mi fermo. Butto via il passato, il nome che mi hai dato tu. Lungo come un verme, non ti devo niente più. Non avrai casa, più famiglia non avrà. Ora avrò soltanto un padre che si chiama Dio. Con l'ernia strozzata, non facendo lo stesso effetto, no?
diventa padre, si diventa. Provaci, prima non mangiare, poi a farti tutto, a lucrare, a negare le emozioni, mentre la fate per lui, sì. Perché volevo che nascesse e crescesse in un mondo di velluto. Persino una madre francese gli prese, una madre francese. Perché volevo che diventasse educato e gentile e potesse cantare il provenzale, sì, sotto le finestre delle più belle mandragore di Assisi, sì. E per un poco al gioco c'è stato. La pappa buona, sì, la pappa buona gli piaceva. Poi ad un tratto torni a casa e trovi tua moglie tu. E piangi di là. In francese ti piange! E tuo figlio, e tuo figlio, ti guarda in alto e ti dice: tu non sei più mio padre. E lo vedi, ti guarda in alto, tu non sei più mio padre. Ho provato a farlo ragionare, sì. L'ho legato mani e piedi e l'ho spaccato in muso a forza di cazzotti, sì. Ma lui no, più gli davo cazzo, che più gli rideva. Più gli davo cazzo, che più lui pregava. No. A casa Bernardo, la preghiera non dice, c'è la violenza, la forza! Ma ora lo denuncio, come ladro e come figlio. Tanto, la vergogna c'è già! Ogni cosa saremo senza... Guardando lontano.
dice la gente che sono tutti matti. Lei così bella e ricca che io al posto suo avrei sposato un imperatore. Tutta colpa di Francesco, dice la gente. Dice che la malattia è contagiosa. Per fortuna che io matta ci sono già, perché se non sarei stata matta, mi avessi fatto malata pure io. Così lui mi vedeva e diceva, poverina, si è fatta malata per me. E lui piangeva, io piangevo. Ma che merito ci avrei io a farmi monaca? Se aiuto i poveri, aiuto me. La notte mi copre, la mattina mi sveglio e dico buongiorno cenciosa e mi voglio bene. Insomma, si fa monaca, lo vado a dire a tutti, a tutti, a tutti! Thank you.
Alza gli occhi al cielo a guardare uno che comanda, che non sia Dio in persona, in quella faccia chissà perché vede sempre la mia. Mi sarà rimasto in testa il padre, l'autorità. Questo avrebbe inventato le regole del niente. Andiamo! Ma dove andate? Scalzi, sto ad sbattere la faccia più là! Ok, andiamo! Questi avrebbero inventato le regole del mondo. Non ci serve niente, non vogliamo niente. Non abbiamo paura di niente. Ma com'è possibile? Tutti abbiamo paura, sì. Tu. Tutti quanti abbiamo paura. Ma se qui prima di nascere abbiamo paura. Siamo lì, con i pugnetti sugli occhi. Come nel ventre della mamma, per paura di dover nascere. E questi non hanno paura di niente. Io, Pietro Bernardone, il più grande mercante di Assisi. Perché sono qui? Per paura di essere poveri, sì. Questi, cos'è, adesso, che cos'è che vanno dicendo adesso? Ah, sì, tutti fratelli! Tutti fratelli! E Caino non era fratello? E dopo Caino, tu ti fidi ancora? Questo è il punto, fidarsi della gente, del prossimo, no. Io non ce l'ho scritto sulla porta della bottega, no! Ce l'ho scritto qui in fronte, a caratteri cubitali! Non si fa credito! Ormai non mi fa pena più niente. Potrei trovare una persona per terra a chiedere le nostre... Cosa gli darei? Gli darei il mio sorriso, quello. E un'altra cosa che adesso vado dicendo, di cos'è che... Ama il prossimo tuo come te stesso! Ama il prossimo tuo come te stesso! E poi quel cazzo mi faccia schifo? Dove amare gli altri? No, assolutamente, non mi convince. Sapete che dico? Quando avranno fame, ritorneranno a casa, sì.
Mangia i corpi. No, il Papa no! Ma tu guarda che razza di bestie ti devono capitare all'ora di pranzo. Il Papa mangia torti a colazione, a pranzo e a cena. È un cannibale come me, il Papa! E che ne sapete voi? Chi me l'ha detto, eh? Me l'ha detto... me l'ha detto la logica. Tu la conosci, la logica. E no, ci sono matta. Ecco, vedi, questa è la logica. Ora io dico... Se quel matto del mio figliolo, che è un matto, dice che i torti, le beccacce, i papabiti sono fratelli, il papa, il papa li mangia. Vuol dire dà del cannibale al papa. Dunque è un eretico, un insolente, è ora che aspettano le persone che qui comandano ad Assisi a negarlo. O se ha ragione lui? Se ha ragione il mio figliolo, perché le baccacce non vanno a Roma in corteo? Perché i papabiti non vanno a Roma e spodestano dal trono questo gran mangiatore di fratelli? Che cosa sto dicendo? Io non ci capisco più niente. Neanch'io. Sai che razza di novità? Non torna, non si riattende, tutti i fratelli, non anche me! E quella povera donna di là, che piange, in francese piange! Mi volete bene quella vostra moglie? Sì che li voglio bene. Per caso, tu prendi moglie per volerti del male? Ma lui dice, il bene, e ci insiste su questo punto. Mi dice che il bene tutti mandano. E allora, il bene che è? Thank you.
4 caccole di pecorella, 12 lunghe di montone, 7 foglie di crescione, guscio di noce, buccia di mela e lo stoppino di una candela. E dopo aver fatto questo unguento, vota il notte contro vento dalla parte che il lupo viene, lega di forte con le catene, metti nell'olio farina bianca, larga la tavola e stenda la panca, e una volta finita la pappa, se viene il lupo, tu piglia e scappa! Solo io, agnelli e vacche, tutto quanto mio. Se la foresta il cibo non mi dà, io mangio carne d'uomo di città. Io mi travesto come meglio posso, per ingannare Cappuccetto Rosso. Al mondo tutti sanno che non c'è figlio di puttana come me. Non sente mai per tutto il male che fa, anche adesso poi più mansueto di un agnello sarà. Se sono al mondo anch'io, che cosa mangio se qui niente è mio? Se nulla pace, vai con la città, vedrai che da mangiare ci sarà. Sì, di questa brutta faccia, il mondo sempre mi darà la caccia. Ma se nel mondo più fiducia avrai, persino vento tutti venter magari. La 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 la
Thank you.
poco di pietà. Senza muri o rifiuti, da solo
E com'è che non dormite? Dormire, dici? E certo, con quel belletto che ci avete, quelle belle coperte, quelle belle lenzuola. Eh sì, il letto più bello d'Assisi, e nel letto la moglie che ti piange in francese. Ed io arrotolandomi come per aver mangiato troppo. E poi non ho neanche mangiato. Che peccato, un bel letto e non ci dormite, un bel mangiare e non ci mangiate. Lì, con gli occhi spalancati, a leggere i pensieri nel soffitto. Tu li hai mai letti i pensieri nel soffitto? No, io il soffitto non ce l'ho mai avuto. Tu leggi le stelle. Ma lo sapete che a volte mi fate proprio pena? Pena? Io, Pietro Bernardone, il più grande mercante di Assisi, farei pena a te la cenciosa. Ma sapessi quanta me ne faccio io a me? E a quest'ora lui che farà? Lui chi? E su che lo sapete? Ma dimmi, tu ogni tanto lo vedi, com'è stanco e smagrito? Sì, com'è? È bello. È bello. Che vuol dire bello? Vuol dire che è più bello. Sì, perché è triste ma contento. Piange e ride come quando fuori piove e c'è il sole. Tu ogni giorno mi vieni a dire lui che fa, io ti pago, dimmi quanto vuoi, ti pago. I soldi non li voglio, mi imbroglio. Non li mi imbroglio. Ti faccio il vestito. Sì, così sapete che faccio. Prendo il vestito, glielo porto a lui, lui lo vende e coi soldi si compra i sassi. Quelli per la chiesa rotta. Compro i miei sassi, no, eh. E se no datemeli voi i sassi, che glieli porto a lui. Tu guarda in che razza di mani, signore, perché adesso si è messo a fare l'architetto? Ma per fare l'architetto doveva stare con me, non con questi frati scalti, andiamo! Rifarà una chiesa, sì, rifarà una chiesa, ma la rifarà così brutta che un cardinale per entrare si farà il segno della croce a rovescio. L'ha sentito, è contento, è felice come un bambino, e noi, che per essere contenti si fa tutto quel giro lungo, e poi la notte nemmeno si dorme. Se ne andate? Sì, vado via, vado a dormire, sui sassi vado a dormire, sui sassi vado a dormire. Bye.
ateneo. Anello del Signore, per quanto posso entrare, parlare tanto bene, da far capire i soldi. Guarda questo, mi deve portare 5 mucchietti di soldi, me ne porta sempre 4. Si può fare il conto di 5 giorni di lavoro con 4 mucchietti di soldi? E no che non si può fare, il quinto giorno che cosa è incassato? L'aria! Mi piglia sempre la scordarella del quinto a questo. Ne manca uno! Perché il nudo per fare i soldi, no? Sono tre. O chiedere, o lavorare, o rubare. Chiedere, frutta pochissimo. Che ti dà? Sei sempre con la mano lì tesa. La gente ti guarda, sorride. Che ti dà? Lavorare, frutta qualcosa. Rubare, sì, rubare il massimo. Perché di tutti i poveri che lavorano. Le avete visti mai qui alle fiere i poveri che lavorano? Sono degli spendaccioni tremendi. Castagne secche, lupini, semi di zucca, tutto. Non li ho mai comprati. Perché è ricco. Non è chi guadagna tanto, no? È chi non spende nulla. Come dice il signore? Avarizia. No! Questo è risparmio, sì, risparmio. E il risparmio è l'anima del guadagno, sì. Sorella povertà. E quella noiosa parente, che fai di tutto per non incontrare, che se la incontri al mercato ti dice mi dai, mi presti, mi compri. Troppo comodo, sorella! Quella che il mondo ti offre, è il tuo dover sorridere, a chi ne ha più di te! E
tu dovrai soffrire, sì! Adesso devo avere il tuo dito, adesso arriverà il tuo contesto. Ehi! Tieni il soldino, così puoi andare a comprare i semi di zucca. Ma guarda come è contento, ma... A essere povero, proprio non capisco che gusto ci sia. Perché ricevi
Lo vedo. E cosa mangio? E dimmi cosa mangio. Più di tutto e di tutto, il pane. Più di tutto e di tutto, il pane. Guarda, lo ricordo quando era a casa. Mangiava i pasticci parigini, le paraone farcite. Che cambiamenti. Senti, Cenciosa, guardami da cima a fondo. Tu, dopo morto, dove li manderesti? In paradiso o all'inferno? Fammi venire! Tra la domanda e la risposta, prendi un attimo di sosta. Prendi respiro. Allora, tu da morto, dove li manderesti? Ti ho dato il pane anche, ricordi? Tu da morto dove mi manderesti, in paradiso o all'inferno? All'inferno! E perché? Perché pesare troppo e se andassi in paradiso, cascheresti subito giù, tanto male che andate pure. Eh sì, mi risparmi un viaggio in caduta libera! Mentre tu in paradiso. No, io da nessuna parte, sto bene qui. E perché adesso lo copri quel pane? Perché non lo mangi più? Lo porto a lui. Vuoi farmi credere? Questo pane secco lo porti a lui? Eh? No, questo non lo volevo sapere! Che cosa vuoi farmi credere? Che gli manca il pane! No! Manca il pane! Questo non lo volevo sapere! Senti, ma di cosa dirmi? Che se ha bisogno di pane? Io gli posso dare quanto ne vuole! A casa mia il pane! Sei sempre buttato! È più buono il mio! Avete sentito, è più buono il suo! Dargli il pane bisognava. Avete capito? Dargli il pane. Perché questo vuol dire che le fare parole farcite sono schiaffi, sì. I pasticci parigini sono insulti. Che le premure di un padre sono catene! Ma perché? Falli a capire questi figli, falli a capire! Thank you.
cielo c'è tu. Sorella morte che ci metti da me dov'è? Sorella morte che ci porti tra gli angeli. Sorella morte che ti muovi le lacrime. Sorella morte che spalanchi l'eternità. Sorella morte che prepari le sedi. Sorella morte che ti bagni di lacrime. Che uccidi i giorni per far vivere secoli. Sorella morte che ti metti da me dov'è. Che uccidi l'uomo per far vivere gli uomini. Sorella morte che le vuoi le lapidi. Sorella morte che spalanchi l'eternità.
mai fatto, mai rubato un'anima. La più gagliarda che incontrai. Thank you.
presentarvi gli attori uno per uno. Raffaella. Sempre una parrocchia di gente entusiasta, di gente che vive e che ha voglia di vivere veramente. Grazie. Io vorrei dire un ultimo grazie al servizio d'ordine che ha consentito che questa serata andasse avanti. Grazie. Ah, c'è anche Piero De Lucia che ha suonato dal vivo.